ci dovrà portare nessuno. Tu che sapevi amare chiunque tranne te stessa, non è che non poteva amare nessuno più fuori di te. 36 km per una discoteca chiusa, ed io in macchina che non volevo nemmeno venirci. Costretto ad essere preso per mano ogni volta la stessa cosa, perché non è mai la mano giusta quella tesa. Non andava mai così per te. 4 confezioni di temazepam per amarti meglio, 4 confezioni per regolare il livello di sopportazione, altre 2 di non per viverti meglio, e questa vita è il pianto più nudito che io conosca. Cosa bloccasti la strada senza portarti dietro sensi di colpa o implicazioni? Avrei potuto tirarti dentro a storie che non ho mai vissuto davvero, puoi tenerti un giorno ancora a mio fianco, ma non c'è una metrica nell'uso del chiasma in questi casi. Quando triste è l'unica cosa che ti ricorda di essere vivo, quando triste è l'unico modo che hai per essere vivo, sarà il tuo stesso posto catatonico, con la vita migliore che ti potrai riservare. E non occorre dire che ami, perché non è l'amore quello che serve. E non occorre dire che ami, perché non è l'amore che serve in questi momenti. E non ti basterà dire quanto potresti amare, perché l'amore è una cosa da prendere con le morte. E non ho quell'età magrata e la costanza per farlo. Condannato da sempre a fare i conti in un mondo in cui tutti cercano negli altri quello che non hanno nemmeno in se stessi. È una cosa che sapevi bene, è una cosa che conosci ancora oggi, come quella volta che ti dissero: conosca a memoria le poesie di Obelson Merz, se tu non volevi crederci. Così iniziarono con Amen per la domenica in Albis, restarsi senza parole. Me la ricordo sempre questa cosa, ti dissero ancora con questo stronzato delle preghiere serali. E non c'è molto da fare quando non ti rimane nient'altro, è a questo che ti aggrappi, e io allo zero non voglio più tornarci, è a questo che ti aggrappi, e io allo zero non voglio più tornarci. Con l'era di quello che non scorderà mai da dove è partito, sorridi al più estraneo dei passanti solo per sentirti una persona migliore. Ed è una cosa che ti riesce pure bene, con la quotidiana tendenza a non salutare nessuno e a disdegnare pochi a cui sono costretto. 126 giornate di Sodoma, no, erano 120. Io il mio amore per Pasolini, la mia ossessione per Cavallone. Tu che non hai mai approvato nessuno, con un passato in cui dare del nero ad una persona significava solo averlo fatto incazzare, con 14 punti di sutura interni che non hanno tenuto nemmeno. Eri lucido domenicale quel giorno, perché è di domenica che sei nato, perché la domenica si nasce oppure si muore, e Dio dovrei saperlo. Eri il punto nero in fondo a un viale alberato, la cosa più bella al mondo, o colui che porta con sé le speranze di chi non ha mai avuto coraggio. Un'altra cosa bella che conosco, prima che ti infilassero da tutt'altra parte, con tua madre intenta strapparsi i capelli e la tua ragazza che non è nemmeno venuta. Perché non esiste una discrezione, non esiste discrezione, non esiste una discrezione, non esiste una discrezione nella vita, perché non esiste un uso discrezionale dell'applicazione giuridica nella vita. Perché quando è morire che devi, è sempre solo la morte che trovi.